Allora, Lorenzo Rinaldi lo incontriamo prima del concerto che sta per tenere a Terni. Che cosa è successo in questo periodo post X Factor? In questo periodo post X Factor ho cercato di tornare alla normalità, alla vita di tutti i giorni, ho rivisto un po' le amicizie, i parenti, la ragazza e ho cercato di passare più tempo possibile con loro, ma allo stesso tempo sto cercando di comunque anche ringraziare la città che mi ha sostenuto, la mia città natale, quindi Terni, e sto cercando di fare nuova musica per poterla far ascoltare a più persone possibile. Diciamo, il mio intento è quello di proseguire e di cercare di fare il meglio possibile per quanto riguarda la musica. Ecco, tu sei uscito proprio una settimana prima dell'avvio degli inediti, no? Quindi non ti è toccata questa fortuna. Come procede da questo punto di vista? Nel senso, stai lavorando a qualche progetto? Sì, per sfortuna sono uscito poco prima degli inediti, ma comunque adesso sto lavorando a più di un inedito da portare in futuro al pubblico, per far sentire anche quello che io so fare e quello come io mi esprimo più che mai. Senti, immagino che dentro X Factor è un po' un frullatore, no? Mediatico, perché sbattuto dentro un meccanismo che poi, no, ha tempi molto diversi. Com'è stato l'impatto e qual è stata la cosa più difficile? Beh, diciamo, io venivo dalla cameretta, veramente, quindi passare dalla cameretta a quello che è il palco di X Factor è stato un salto di qualità enorme, ma anche una bella responsabilità da portarsi sulle spalle. Ho cercato di mantenere la calma, di portare me stesso, e per quanto mi riguarda ci sono riuscito, anche se è stato molto difficile viste le dinamiche, i tempi di preparazione, però mi sono goduto veramente ogni minimo particolare e ho cercato di dare il massimo. E con gli amici invece com'è andata? Che reazione ci hai avuto da loro? Poi immagino che sarai anche tornata a scuola, no? Beh, la scuola sì, l'ho finita, fortunatamente ho preso il diploma, però gli amici, diciamo, sono stati sempre con me, mi hanno sostenuto, sono venuti a Monza a vedermi, e comunque anche tornato mi hanno organizzato festa, sono stati veramente molto vicini e ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, veramente. Senti, l'ultima cosa, parliamo un po' dei giudici, no? Che rapporto avevi con loro? Dici una parola un po' per ciascuno di loro, insomma, a partire da quello che, diciamo, ti ha colpito. Allora, partendo da Malika, diciamo una parola: eleganza, perché Malika è veramente molto elegante, sa mostrarsi al pubblico e sa come far sì che una persona si possa mostrare bene al pubblico. Per quanto riguarda gli altri giudici, ho avuto un rapporto speciale, veramente tutti bravissimi e gentilissimi con noi, anche perché insomma non era facile sopportare la pressione e loro cercavano di aiutarci anche se magari non erano i giudici del nostro team. E quello che si è visto dalle telecamere è una seconda parte, quindi la parte televisiva, la parte in cui è più competitiva, diciamo. Però a telecamere spente posso garantire che i giudici erano veramente persone squisite. Senti, dentro il loft come si viveva? Dentro il loft si viveva ammucchiati, nel senso eravamo 16 persone inizialmente e cercavamo di convivere l'un l'altro, c'era il turno per il bagno, c'erano mille cose, ma a prescindere da tutte le difficoltà abbiamo cercato di fare squadra e di aiutarci l'un l'altro. A quando il primo singolo? Il primo singolo appena pronto, no spoiler.